Un saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia medievale oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Bologna University Press dal titolo Medioevo Feroce, le storie e il mito di Ezzelino di Veronica Bernardi che abbiamo il piacere di avere nostra ospite che ci parlerà di questo saggio e a partire magari dal, dal titolo e dall'originalità del titolo. Eh? Quindi a lei la parola e buona presentazione. Prego. Grazie, a Italia Medievale, per questo invito e grazie a tutti gli ascoltatori. Oggi vi racconterò qualcosa a proposito di Medioevo Feroce, un libro che appunto narra delle storie e del mito di Ezzelino da Romano. Um, il titolo è nato da un'idea del mio maestro Gianmario Anselmi e mia proprio perché il volume eh, racconta della eh, ferina Damnazio Memorie eh, su eh, Ezzellino da Romano e in particolare eh, come questo personaggio sia diven diventato così eh, famoso eh, nella storia medievale, non solo, eh, grazie soprattutto alle cronache della cosiddetta marca trevigiana. Um, L'idea di parlare di Ezzellino um, mi venne nel 2016 in seguito all'interessantissimo volume del professor Giorgio Cracco, Il grande assalto, storia di Ezzellino, anche Dante la racconta a cui sono fortemente debitrice, che peraltro ho recentemente incontrato a Torino per un colloquio, per una chiacchierata, che è il vero e proprio biografo di Ezzelino da Romano, e, per cui decisi di eh, presentare un progetto di dottorato in storiografia medievale e di concentrarmi sul corpus delle cronache ezzeliniane. E, dico corpus perché già dal 600 eh, le cronache che eh, narrano una buona parte delle cronache che narrano di Ezzelino da Romano venne raccolta in un unico corpus che poi fu tramandato tutto insieme nei secoli. Ma già fin dagli anni in cui Ezzelino vive e dà vita al suo eh, regime, ehm, ci furono degli importanti cronisti che eh, raccontarono le sue gesta, nel bene e nel male. Quello su cui mi sono voluta. Concentrare in questo libro è proprio ehm, i, i, il modo di scrivere di tutti questi cronisti mh, che io tratto eh, che erano prevalentemente notai uomini di legge e che grazie alla figura di Ezzelino da Romano ehm, cambiarono proprio il modo di, di scrivere e adottarono nuove tecniche narrative perché ehm, questo eroe, positivo o negativo che fosse, in un certo senso aveva cambiato il modo di guardare alla storia e quindi non era più possibile riproporre pedisequamente lo schema analistico tradizionale, appunto della, della tradizione medievale, ma ehm, come ho cercato di dimostrare nella parte centrale del volume, questi cronisti cominciarono proprio a narrare e a narrare, ehm, a narrare le storie di Ezzelino. Ezzelino è un personaggio emblematico, misterioso, eh, nasce nel 1194, lo stesso anno in cui nasce Federico II, il più famoso imperatore del, del Medioevo e ehm, e visse nel, nella prima metà del Duecento. Un importante cronista su cui mi sono soffermata è il cosiddetto cronista di corte Gerardo Maurizio, che è l'unico, se vogliamo, a favore dei da romano, che parteggia per i da romano perché era il cronista di corte. E, lui, insieme a eh, Rolandino da Padova, eh, è sicuramente uno dei, dei cronisti più noti alla tradizione storiografica. Eh, anche su Rolandino da Padova mi sono ampiamente soffermata perché la sua è certamente la cronaca più più densa e più interessante dal punto di vista letterario, ecco infatti che nel capitolo su eh, Rolandino da Padova mi sono ehm, il, il capitolo su Rolandino da Padova l'ho intitolato Una cronaca o un romanzo con il punto di domanda proprio per cercare di ehm, riflettere sulla narrazione che usa questo scrittore. Queste cronache sono tutte in, in latino. E, um, Rolandino e Gerardo Maurizio sono uh, contemporanei o quasi di Ezzelino da Romano e tanti altri cronisti sui quali mi um, soffermo sono poi anche uh, posteriori. E um, quello che davvero ho reputato interessante è stato concentrarmi sulle tecniche narrative di questa scrittura e. Come la sconvolgente e perturbante esperienza di Ezzellino e del regime di Ezzellino e dei da Romano di questa prima metà del 200 avesse effettivamente ehm, cambiato il modo di fare storia prima ancora che lo facesse Dante col suo genio, con la commedia. Eh, Ezzellino lo ricordiamo tutti, eh, è eternamente noto per essere collocato da Dante in quell'inferno 12, nel fleggetonte bollente, ma appunto già prima di lui eh, questi importanti, io li chiamo scrittori anche se, se erano notai, avevano eh, speso belle importanti parole sulla, sulla sua storia, sulle sue gesta. Ecco che già dagli anni del regime eh, si sviluppa un vero e proprio mito di Ezzelino da Romano. Quindi ecco, io ho voluto un po' raccontare eh, chi sono stati questi cronisti, Paride da Cerea, Antonio Godi, Niccolò Smereglo e altri, e mi sono poi concentrata sul mito e sulla ricezione delle gesta di Ezzellino attraverso eh, traduzioni, attraverso le novelle, attraverso tutto quello che si tramandava eh, e che si tramandò nei, nei secoli. Um, Nell'ultima parte del, del libro ehm, c'è un capitolo interamente dedicato alla figura di Cunizza da Romano, la sorella di Ezzellino, eh, sulla quale mh, si raccontavano moltissime storie perché era famosa per le sue passioni amorose e eh, che viene collocata da Dante in Paradiso 9. Mm, in questo capitolo mi sono concentrata partendo dagli studi del professor Cracco e anche del professor Manlio Pastore Stocchi sulla possibilità eh, di Dante di effettuare una scelta in verità ehm, in risposta se vogliamo alla, alle cerinide di Albertino Mussato, quindi al fatto che negli anni in cui Dante sta scrivendo il paradiso ehm, a Padova, attraverso il mito e il ricordo di Ezzellino, ormai morto da 50 anni, Albertino Mussato eh, scrisse le cerinide per denunciare la possibile tirannia di Cangrande della Scala sulla città. Nel frattempo Dante era eh, protetto, era ospite di Cangrande della Scala e, e in quegli anni colloca Cunizza in Paradiso 9. Quindi ecco ho speso alcune pagine su, eh, su questa riflessione a proposito della scelta di Dante di in un certo senso ehm, difendere eh, Can Grande attraverso la difesa e la rievocazione di Ezzellino eh, tramite la figura di, di Cunizza da Romano. E a proposito del, del mito e della ricezione di Ezzellino, eh, nel libro ho speso alcune pagine anche su um, Ricco Baldo da Ferrara, Pellegrino Prisciani e Niccolò Machiavelli. A proposito di quest'ultimo,. Um, Credo che non sia irrealistico pensare che Machiavelli abbia potuto leggere qualcosa a proposito di queste cronache della marca Trevigiana o comunque conoscere eh, queste storie. Lui conosceva, in verità sappiamo la storia di Ezzellino, il mito di Ezzellino perché lo cita nelle storie fiorentine. Però ecco, sembra di scorgere qualcosa di profondamente e Zelliniano nella figura di Cesare Borgia e quindi io ho speso alcune righe anche proprio sulla ehm, figura di Machiavelli e sulla possibilità ehm, che egli sia stato in un certo senso anche influenzato ecco, dalla figura di Zellino per parlare del suo principe attorno a questo, a questo argomento ehm, si snoda la tematica del male, un concetto che eh, è molto presente all'interno del volume perché Ezzellino è eh, dipinto e, e passa alla storia come uno spregiudicato tiranno, quindi c'è sempre un po' l'idea che Ezzellino incarni il male, il feroce tiranno della marca. Ecco, io ho voluto in un certo senso riabilitare la figura di Ezzellino attraverso questi autori che pur parlano, parlano male di lui, quasi tutti. Eh, però ehm, anche loro si fanno eh, condizionare dalla grandezza di questo personaggio. Alla fine la grandezza del personaggio ehm, riesce a sovrastare gli scrittori che nelle loro cronache, a volte anche scarne, asciutte, in parte analistiche, eh, tradizionali, aprono lunghi brani eh, su, ehm, sulle storie di Zellino. Io in particolare mi sono... Soffermata su episodi salienti che narrano della morte del condottiero del, di Ezirion da Romano e attraverso questo tema del male, appunto, ho voluto. Ehm, mi sono concentrata su, ehm, su quanto fosse. Interessante quindi e affascinante raccontare il male e cambiare gli schemi tradizionalistici eh, della scrittura proprio grazie a eh, un personaggio eh, così particolare. Ehm, alla luce di tutte queste considerazioni che io ho cercato di fare con lo sguardo di un italianista, ho cercato di dare uno sguardo da italianista ehm, a un argomento cronachistico e storiografico, ehm, possiamo forse rileggere appunto questa sezione della cronachistica con uno sguardo moderno, con uno sguardo attivo, e, ehm, e quindi capire come in fondo la storiografia fosse già cambiata prima dell'avvento di Dante. E in il quale io credo attinse con ogni probabilità eh, a queste fonti. E, eh, e quindi, sì, la, la conclusione del, del mio volume, dei miei studi, è stata proprio che la letteratura italiana dovrebbe eh, assumere le, le narrazioni storiografiche, cronachistiche come elementi fondanti del suo sviluppo, di cui Ezzelino rappresentò senz'altro uno snodo centrale e decisivo è un interessante punto di vista su un personaggio arcinoto ma marchiato per sempre con questo quest alone di infamia e no? quindi interessante due volte farsene un'idea e a questo punto voglio ricordare il titolo del libro così potete correre a comprarlo è il Medioevo feroce le storie e il mito di Ezzelino pubblicato da Bologna University Press da pochissimo. L'autrice è Veronica Bernardi, che abbiamo avuto il piacere di avere in nostra graditissima ospite in questa presentazione. Tra l'altro costa solo 14 euro, quindi è una spesa minima per un grande valore e un gran contenuto. Quindi grazie Veronica di aver accettato il nostro invito. Ricordo ai nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org. E noi ci rivedremo nella prossima video presentazione. Grazie ancora. Grazie a tutti.